E stasera do il benvenuto alla dottoressa, professoressa Elena Nascimbene, psico-socio-analista dell'associazione Ariele e guru, diciamo, mi consenti, posso dire guru del social dreaming. Ti offendi? No, no, non mi offendo, non è tanto vero, ma non mi offendo, anzi mi gratifichi, non sono proprio guru, c'è gente più guru di me, molto Vabbè, più guru di me, però ho un insomma, po' di esperienza, diciamo che ho un po' di esperienza. ma l'esperienza, ecco l'esperienza. Tu hai scritto durante il primo lockdown, quello totale, quello di marzo, aprile, maggio, eccetera, hai cominciato a scrivere un tuo diario che mi hai fatto leggere, per cui c'è la cronaca delle nostre sofferenze quotidiane, delle nostre angosce quotidiane. Ma in quel periodo poi ho visto che hai cominciato a fare delle esperienze di utilizzazione della rete per connettersi, per fare un discorso, per continuare il discorso sul social dreaming. Ecco, mi potresti dare una valutazione di quelli che erano i sogni che ti confidavano in quel periodo, i tuoi contatti, tutte le persone che partecipavano a queste allora improvvisate serate di social dreaming? Sì, devo dirti una cosa prima di tutto, che io per come sono fatta ero molto scettica sull'idea di poter condividere i sogni in rete, perché per la mia formazione, forse anche per la mia età, ero molto, come dire, innamorata e abituata alle relazioni in presenza. E quindi ero anche un po' spaventata dall'idea di tentare, come dire, un esperimento così delicato comunque com'è la condivisione dei sogni, del farlo in rete senza potersi salutare, stare in una stanza, condividere uno spazio, sentire i respiri delle persone intorno a te. Quindi ero partita scettica. Anche se vedevo che intorno a me, invece facendo di necessità virtù, queste esperienze si moltiplicavano. E allora, insomma, ho detto: vabbè, proviamo, ecco, perché no? Insomma, proviamo in questo periodo, tutti stiamo provando tutto, e quindi così. E devo dirti che ha funzionato molto bene. Ha funzionato molto bene, sì, ha funzionato molto bene, nonostante il mio scetticismo iniziale. Funzionato molto bene perché prima di tutto le persone avevano molto voglia e molto bisogno di condividere. Questo momento di condivisione io credo che abbia fatto bene, cioè un modo appunto per comunque cercare di stare vicini stando lontani. Certo. E quindi questo è. E allora in queste esperienze che ho fatto, soprattutto nel primo lockdown, nel primo periodo, diciamo che per quello che è la mia esperienza, ho notato che un tema ricorrente nei sogni delle persone che hanno partecipato è stato quello di sognare i propri genitori, magari anche genitori che non ci sono più. Quindi come a trovare una rassicurazione, poiché tutti i punti fermi sono saltati. Con il lockdown e con questo mistero della pandemia. E allora, appunto, sognare i genitori che sono punti saldi, punti fermi. E questo è stato un sogno molto ricorrente. Un altro sogno che è venuto fuori abbastanza spesso è il sognare di rincorrere, cioè fare la rincorsa. E che a me ha fatto pensare, anche confrontandomi con colleghi, che questo rincorrere era anche un po' quello che stavamo facendo allora e stiamo facendo ancora purtroppo con il virus, cioè che lui va avanti e noi co e corriamo, cioè, soprattutto allora c'era questo rincorrere ecco, adesso sappiamo qualcosa di più. Certo.
Ecco, quindi c'è meno un rincorrere, però allora c'era molto questa cosa della rincorsa. E un altro sogno che si è presentato abbastanza spesso è quello di sognare delle persone che però non si conoscevano, cioè sognare delle persone i cui visi non erano noti, come dei contatti sfuggenti, come sognare persone sconosciute, addirittura persone a cui si chiede il nome e che non si presentano, non dicono chi sono. E che è un po' quello che ci capitava al primo lockdown, cioè addirittura ci salutavamo dai balconi, no? Ti ricordi, Luciano? Io l'ho fatto di uscire sul mio terrazzo e però appunto salutavamo e non sapevamo chi salutavamo. Sì, poi c'era chi si metteva a cantare, poi Sì, chi sì, sì. faceva il DJ, chi prendeva un altoparlante e faceva le riunioni serali, così. Tu dici nel tuo diario, descrivi anche che hai esposto il tricolore sul balcone, no? Sì. E quindi appunto questi sogni che ci dicono anche della sperimentazione, anche forse di nuove forme di conoscenza, ecco, Ma non fisiche. da ignorante, ascoltando questa descrizione dei sogni, mi viene da pensare, sognare i propri genitori, i propri anziani genitori, eccetera, che siano ancora viventi o siano non più viventi, era il momento in cui tutta la comunicazione diceva: ah, muoiono le persone anziane, e allora è scattato quel primo incubo. Poi il senso della corsa è perché lì tutti correvamo, la cronaca ci diceva che corrono per trovare il vaccino, che corrono per trovare la medicina X, Y, Z, per cui interpretava questo stato di cose. Mi sembrano molto interessanti questi sogni, insomma. Sì. Adesso siamo entrati in un'altra fase in cui ho meno esperienze dirette da raccontarti perché, come forse ti accennavo al telefono, Luciano, l'esperienza diretta stiamo per farla con la mia associazione Ariele e daremo vita a una serie di matrici di social dreaming che tu hai già sperimentato direttamente. Ecco. Sarò poi in grado, una volta che avremo completato questo ciclo di matrici che parte il 9 febbraio e si conclude il 18 maggio, sarò in grado anche di raccontarti di più di quello che sta succedendo in questo momento. Anche se poi io mi confronto anche con colleghe psicoterapeute, io non lo sono, che mi dicono per esempio che i loro pazienti in questo periodo portano dei sogni, molto forti. E un tema per esempio ricorrente di cui mi parlava una mia collega psicoterapeuta, che emergono nei sogni addirittura i cannibali. Ah, i cannibali, e tu come li interpreti? Cannibali. E, beh, dunque, io diciamo che non ho un'interpretazione precisa, anche perché, come tu sai, Luciano, nel social dreaming non si interpretano i sogni, no? Certo, scusami. No, figurati, non si interpretano. E questo, tra l'altro, è il motivo per cui, come dire, questa pratica del social dreaming che tu hai avuto un po' modo di assaggiare, non convince tutti gli psicanalisti e psicoterapeuti, perché loro sono abituati per formazione, a lavorare sul singolo sogno e su quel paziente e su quel sogno. E sull'individuo. Il social dreaming ribalta proprio completamente questa logica, che come tu hai visto, come tu hai un po' assaggiato, ecco, qui nel social dreaming si tratta di
condividere i sogni, per cui chi fa un sogno, ed è sempre l'individuo, perché comunque è l'individuo che sogna, poi nel raccontarlo, diciamo così, lo regala agli altri. E nel momento in cui lo regala agli altri, il gruppo che lavora intorno a questa condivisione del sogno in qualche modo si impossessa del sogno, il sogno rimane lì sul piatto, diciamo così, e si mescola a tutti gli altri sogni, per cui più che un'interpretazione, quello che si cerca di fare tutti insieme, guidati magari da chi ha un po' più esperienza, è quello di cercare di tirare dei fili che possono collegare un sogno all'altro, perché quello che ci interessa non è la storia di quello lì che racconta quel sogno lì, ma quello che ci interessa è cercare di capire come i sogni si legano uno all'altro e che se ci dicono qualcosa di quella collettività in quel momento. Quindi però, vabbè, io ti ho detto dei cannibali perché comunque, diciamo, fra colleghi ci si raccontano un po' queste sì, cose. Mi hai fatto ricordare una cosa che esula, eccetera, però dico, i sogni talvolta possono essere anticipatori di qualche cosa che accadrà, perché tanti anni fa, diciamo, alla vigilia di un'imprevista, diciamo, metaforica pugnalata dietro le spalle che io avrei ricevuto, poi tempo dopo che avevo ricevuto questa metaforica pugnalata, eccetera, mia moglie mi raccontò che aveva fatto un sogno che l'aveva angosciata perché mi aveva visto disteso per terra con un pugnale conficcato sulla schiena. Per cui forse so che esulo un po', vado un po' fuori dal seminato, ma il sogno ha una forza davvero anticipatrice di quello che potrà accadere di lì a qualche tempo? Senti, io credo di sì, anche se su questo tema io non sono ferratissima, perché ci ho studiato poco, però potremmo metterla in un altro modo, che è questo. Allora, diciamo che nella vita certe cose sono già lì, ma tu non le hai viste, però sono già presenti. No? Sono già presenti, e la vita notturna, la vita onirica, e cioè, come dire, l'inconscio, perché qui parliamo di inconscio comunque, è capace di captare delle cose che la ragione non è capace di captare. Questa è un po', la cosa. Quindi questo è il rapporto, cioè questo è questo che dici, Luciano, è molto affascinante, perché ci invita a pensare al rapporto che c'è fra il sogno e la realtà, che questo è un grande tema, no? È un grande tema. Però ti porta nel salotto delle idee, è bello conversare, no? Anche allargare, spaziare, così siamo. Dico, a un certo punto arrivi a dire che allora noi siamo interpreti di una realtà che in fondo è già segnata. Seguiamo un filo che è già segnata, la nostra esistenza è già segnata, il nostro cosiddetto libero arbitrio, eccetera, può fare semplicemente delle minime modifiche, però il destino di ognuno di noi è già segnato. Oddio, questo non ti saprei dire. Quello che volevo dire è che certe cose sono già lì, nel caso che mi portavi tu, stando all'esempio che mi portavi tu, forse tu hai trasmesso, senza volerlo, a tua moglie degli elementi che nella realtà stavano venendo fuori e che tua moglie, con una sensibilità e un affetto evidentemente, ha captato e ha tradotto nel suo linguaggio onirico notturno. Sì, vabbè.
In ogni modo bisogna stare in guardia dai sogni, perché il mio problema, forse te l'ho detto off records, è che io naturalmente sognerò come sognano tutti, no? Soltanto c'è chi se li ricorda e chi non se li ricorda. Io praticamente raramente nella mia vita mi sono svegliato ricordando un sogno, magari mentre dormivo. Me lo ricordavo, poi mi sveglio, non ricordo più niente. Secondo te, la mia è un'esperienza diffusa, oppure nella tua esperienza di riunioni per il social dreaming, non capita mai? No, no, è molto diffusa, tant'è vero che diciamo, le persone come te sono tantissime che non ricordano i sogni, in generale non vengono a giocare con noi al social dreaming. Sì, no, dico giocare anche se il social dreaming è una cosa molto seria, ma effettivamente, e invece non è detto perché. Mi dai l'occasione per ripetere una cosa che dico sempre, ma che il social dreaming non è basato solo sul racconto dei sogni, ma c'è un'altra chance, per stare insieme nella condivisione dei sogni, che è quello di lasciarsi andare alle libere associazioni, che sono quei pensieri spontanei, del tutto destrutturati, che ti vengono in mente a partire dal racconto dei sogni che ascolti in quel momento, in quel luogo, in quel contesto, e che aiutano tantissimo le libere associazioni, di cui Freud tanto ci ha parlato, insomma, perché sono comunque delle manifestazioni dell'inconscio, del preconscio. Ecco, c'è un ideale che tu sogneresti che si verificasse quando fai queste serissime riunioni di social dreaming, che tu chiami matrici, no? Credo, però queste riunioni di social dreaming. Sì, beh, questa è una bellissima domanda che tu mi fai, Luciano. Io, vabbè, ti dico due cose, ti rispondo in due modi. Io da un lato, siccome sono molto innamorata di questa tecnica, di questa pratica, mi piacerebbe che fosse diffusa al massimo. Io vorrei portarla nel mondo perché ci credo tanto, no? Certo. Sì, ci credo molto. Dall'altro, quando poi diciamo, riusciamo a organizzare queste matrici di social dreaming, io cerco di andarci, come direbbe lo psicanalista Bion, a cui pensiero tra l'altro queste matrici si ispirano in qualche modo, cerco di andarci senza memoria e senza desiderio, come dice lui. Cioè, cerco di andarci. Così, come dire, facendo reset della mia mente e dicendo va bene, adesso apriamoci all'ascolto, quel che viene viene, perché quel che viene viene perché tutti i sogni vanno bene, tutti i sogni sono interessanti, tutti i sogni vanno ascoltati, e quindi, come dire, il mio impegno in questi casi qua è di cercare di far rispettare quelle due o tre regolette che sono proprio, che sono appunto non si interpreta, ci si ascolta e poco altro, ecco. Ma quel che viene fuori, diciamo che quello che si cerca di fare, ecco, poi dipende molto anche dal gruppo di persone che si dispone a fare queste matrici di social dreaming. L'ideale è avere un gruppo un po' misto, per esempio, perché abbiamo visto che, ma tutto va bene comunque, ma abbiamo visto che se sono persone che si conoscono molto bene fra di loro, vengono fuori delle cose diverse. Ecco, sono venute, è stato molto bello, è stato molto libero, molto proficuo fare, delle matrici con persone che non si conoscevano, che forse si sono sentite anche più libere. Certo. Ma
Ad esempio, ora comincerai questa serie di incontri online, no? Ecco, qual è la diversità che c'è tra l'incontro in presenza e l'incontro online? Come hai costruito la cosa? Ma tecnicamente, diciamo, ti so raccontare poco perché siccome io sono abbastanza molto poco tecnologica, a differenza tua, tutta la parte tecnologica vigliaccamente la delego a colleghi. Quindi, però, ecco, siamo con gli schermi, alcuni spengono l'audio se non raccontano un sogno. Piuttosto che addirittura in alcuni casi abbiamo messo senza video per poter essere ancora più liberi, ma siamo anche in una fase ancora molto sperimentale, perché comunque sono pochi mesi che stiamo sperimentando questo online. Quello che posso dirti è che funziona. Che funziona. No, c'è un'altra ricchezza dell'online incredibile rispetto alla presenza, che io continuo a preferire comunque, come avrei capito. Un vantaggio enorme dell'online è che si possono collegare persone da qualunque parte. Cioè, se io l'ultima volta che tu hai partecipato a un social dreaming che ho organizzato io a Milano, eravamo in un luogo fisico. Ci siamo visti, abbiamo preso anche un aperitivo insieme, abbiamo parlato, chiacchierato, mangiato, però alla fine sono arrivate le persone che tu hai visto e conosciuto, milanesi. Certo, Cioè, certo, certo. non è che vengono da Roma a fare le matrici che io organizzo, no, no, no. Ecco. Invece questo online ci dà una libertà assoluta. Nel senso che nell'ultimo incontro abbiamo avuto una collega che si è collegata da Lisbona, un'altra dalla Sardegna, un altro dalla Sicilia, un altro dalla Puglia, un altro da Napoli. Cioè è stato molto ricco da questo punto di vista. Cioè ha delle potenzialità enormi, enormi, enormi. Però e poi, come diceva un altro mio collega, allora, siccome questa pandemia sta cambiando il mondo e vedremo come, ma già lo sta cambiando e vedremo quando ne usciremo, come ne verremo trasformati, però ecco, diciamo che se cambia il mondo, forse anche il social dreaming, qualche revisione possibile rispetto alla dottrina originaria di quello che l'ha inventato, che era questo Gordon Lawrence, psicanalista scozzese. Magari stiamo sperimentando delle forme nuove. Certo, ma infatti tu hai colto proprio nel segno dicendo che con la nuova tecnologia si modifica l'audience e c'è una possibilità di una maggiore coralità, diciamo, di partecipazione a questi incontri di social dreaming. Tu hai già la sensazione o già qualche registrazione e prenotazione per la nuova serie di incontri che ora si svolgeranno da febbraio? Come vanno le iscrizioni? Oppure siamo. Le abbiamo appena aperte, Luciano. Vabbè. Abbiamo un massimo di, ecco, abbiamo, mi dai l'occasione di dirti una cosa, abbiamo un massimo di 20 partecipanti. Sì, perché comunque più di 20 non ce la fai a gestire. Certo. Sì, tu l'hai visto un po' come si svolgono, cioè non sono pratiche che si possono fare con grandi numeri, ecco. Certo, però ora naturalmente mentre noi parliamo sono andati è andata online l'immagine della locandina della vostra nuova iniziativa di social online e facciamo scorrere anche qualche informazione per poter entrare in contatto con
con l'associazione Ariele e con tutta l'organizzazione del social dreaming. Ecco, al social dreaming partecipano prevalentemente persone, diciamo, di una media età, oppure ci sono anche molti giovani che si sono avvicinati a questa esperienza? Ma credo che ci possano essere anche molti giovani. Io personalmente molti giovani non li ho visti, ma perché, come dire, siccome li organizzo io, che molto giovane non sono, diciamo, vado a pescare in un ambiente, che non è giovanissimo, ecco, Certo. che non è giovanissimo. Però sì, abbiamo avuto nell'ultima matrice che abbiamo fatto, abbiamo avuto anche dei giovani. Sicuramente. Direi che non c'è nessun tipo di vincolo di età. Ecco, qual è. Credo anche, cioè no, credo che ci siano state esperienze in passato, ma io non ne ho fatte, di organizzare matrici social dreaming nelle scuole. Allora lì vai addirittura proprio sui giovani dichiaratamente. Ecco, io leggendo il tuo diario ho anche scoperto una cosa, che a un certo punto c'è un tuo messaggio che l'hai scritto il giorno della festa del papà, dove San Giuseppe, il protettore del papà, eccetera, però poi ho scoperto una cosa che ignoravo completamente, che San Giuseppe è il protettore dei sognatori. E allora, quale grazia potremmo chiedere? Io mi considero un sognatore, al di là del sogno quando dormi. Io sono tutta la mia vita è la vita di un sognatore. Dico, quale preghiera potrebbe fare? Si potrebbe fare a San Giuseppe, noi sognatori. Gli chiederei solamente che ci tolga dalla paura di sognare. Infatti, abbiamo intitolato il ciclo di matrici Il coraggio di sognare. Bello, bello, bello. Senti, io ti auguro molto successo con le tue matrici di social dreaming online. Da Grazie, grazie. amante delle nuove tecnologie, sono molto lieto che tu abbia trovato utile utilizzare le nuove tecnologie e ti do appuntamento ad una prossima volta, quando potremo fare un'altra chiacchierata e tu magari mi potresti raccoglimi un po' di aneddoti, tanti aneddoti. Facciamo un nostro social dreaming di aneddotica sui sogni più curiosi. Va bene? Comunque, senz'altro, comunque Luciano, tu sei sempre il benvenuto anche se non sogni, eh? Noi ti accettiamo così anche se non sogni. Quindi se vuoi partecipare, noi siamo contenti. Va bene, grazie. Grazie Elena Nascibene, grazie e buon lavoro. Arrivederci. Grazie, grazie. Arrivederci.